Dottor Matheson, non sa quale piacere sia vederla. Ah? Veramente la dottoressa Matheson è lei? Lui e il dottor Buckley. Oh, mi scusi. Piacere. La dottoressa Margaret Matheson e il suo collaboratore Tom Buckley sono noti per aver smascherato decine di falsi operatori dell'occulto. Ma quando il leggendario sensitivo non vedente Simon Silver riappare dopo un'assenza di 30 anni, la donna, un tempo sua avversaria, suggerisce al giovane collaboratore di farsi da parte. Alla tua destra, Richard Vargas. Io chiamo Richard Vargas in nome di Dio. Non puoi fidarti sempre dei tuoi occhi. Questa frase, pronunciata diverse volte nel corso del film, diviene il vero e proprio leitmotiv, nonché la principale chiave di lettura di Red Lights, thriller sul paranormale che segna il ritorno a una produzione americana del regista iberico Rodrigo Cortés, acclamato nel 2010 per il claustrofobico e angosciante Buried, Sepolto. Il più celebrato di tutti i tempi arriverà qui tra 3 settimane. Ci sarà una corsa folle ai biglietti. Con Red Lights il regista abbandona per forza di cose l'impostazione indie di Buried, realizzando senza dubbio un prodotto dall'impianto più tradizionale, anche perché sostenuto da un cast hollywoodiano di prim'ordine che ha come nome di punta Robert De Niro. Azzeccato risulta anche il resto del cast, che nel suo complesso costituisce indiscutibilmente l'asso nella manica di Red Lights. Nel ruolo della dottoressa Margaret Matheson, al febbrile Cillian Murphy. È pericoloso, Tom. Sta lontano da lui. C'è solo un modo per arrivare alla verità. I limiti più evidenti si notano tuttavia nell'arzigogolato finale, caratterizzato da colpi di scena e da cambi di prospettiva improvvisi che finiscono solo col lasciare lo spettatore confuso e interdetto. Peccato, perché Rodrigo Cortés dimostra anche in questo caso di possedere delle notevoli doti da metteur en scène che saranno sicuramente destinate ad affinarsi sempre di più con il proseguire della sua carriera artistica. Stai sfidando! Metti in dubbio i miei poteri!